Benvenuti, amici di DS Tyres, nel nostro canale dove la storia industriale prende vita. Oggi vi porteremo indietro nel tempo, precisamente al 1990, per rivivere un momento cruciale che avrebbe potuto ridisegnare l'intero panorama dell'industria automobilistica, il tentativo di fusione tra Pirelli e il gruppo Continental. Immaginate un colosso globale, un gigante nell'industria degli pneumatici e della gomma, unendo le sue forze per creare una potenza senza precedenti nel settore. Questa è la storia di una delle più grandi fusioni mai realizzate, una mossa che avrebbe potuto cambiare il corso della storia industriale. Prima di immergerci in questo affascinante cosa sarebbe potuto essere, vi invitiamo calorosamente a iscrivervi al nostro canale e a cliccare sulla campanella per non perdere i nostri affascinanti viaggi nel mondo delle aziende e delle loro storie. Preparatevi a scoprire come questa storica fusione avrebbe potuto rivoluzionare il settore e perché non si è mai concretizzata. Nella primavera del 1990, Leopoldo Pirelli stava mettendo in atto quello che avrebbe potuto essere il colpo della sua vita. In gran segreto, aveva iniziato a rastrellare azioni della Continental, uno dei principali concorrenti nel settore degli pneumatici. Questa mossa era così discreta che i manager del gruppo tedesco non riuscivano a capire chi fosse responsabile dell'aumento delle quotazioni delle loro azioni. Nonostante indagini accurate, non abbiamo ottenuto alcuna informazione concreta su un potenziale raider, aveva ammesso Horst Urban, il numero uno di Continental, nel bilancio annuale della compagnia. Tuttavia, i sospetti si dissolsero quando, alla fine dell'estate, il 15 settembre 1990, Pirelli rivelò personalmente di aver acquisito il 5% di Continental. Il suo obiettivo era ambizioso: prendere il controllo della società per unire i due giganti e creare il quarto produttore di pneumatici al mondo. Questa fusione avrebbe permesso a Pirelli di avvicinarsi ai colossi del settore come Bridgestone, Michelin e Goodyear, proiettando l'azienda milanese verso un futuro promettente. La fine di questa avventura è stata ampiamente documentata in articoli e libri di storia industriale. In breve, i tedeschi si difesero strenuamente dall'assalto di Pirelli, rendendo la sua ascesa un totale fiasco. Leopoldo Pirelli, all'epoca 65enne e nipote del fondatore Giovanni Battista Pirelli, noto per la sua visione imprenditoriale colta e lungimirante, fu costretto a cedere la leadership dell'azienda di famiglia a Marco Tronchetti Provera, che aveva sposato in seconde nozze sua figlia Cecilia. La storia successiva del confronto tra le due aziende, la tedesca Continental e la italiana Pirelli, è meno discussa, ma i loro percorsi sono chiaramente visibili nei grafici aziendali. Se nel 1990 Pirelli poteva aspirare a conquistare Continental, un'azienda all'epoca di dimensioni simili, 25 anni dopo, nel 2014, il gruppo tedesco è diventato un colosso con un fatturato di 34,5 miliardi di euro, quasi 6 volte superiore a quello della sua concorrente italiana. Continental ha attraversato diverse fasi, affrontato altri tentativi di acquisizione e diversificato significativamente il proprio business, puntando soprattutto sui componenti meccanici ed elettronici per l'industria automobilistica. I risultati finanziari parlano chiaro. Nel solo 2014, Continental ha registrato un profitto operativo di 3,3 miliardi di euro, 4 volte superiore a quello di Pirelli. Nel frattempo, Pirelli è passata da predatore a preda. In seguito, Tronchetti raggiunse un accordo per cedere il controllo dell'azienda al gruppo statale cinese ChemCina. Quest'ultimo, nel mondo della gomma, è considerato un giocatore minore. Il suo marchio, Aeolus Tyres, si posiziona al 24esimo posto nella classifica mondiale per fatturato ed è solo il 7° tra quelli cinesi.
La storia di Continental, Pirelli e Michelin illustra chiaramente come le strategie aziendali e i contesti economici nazionali possano influenzare il successo e la crescita delle aziende. Mentre Continental e Michelin hanno visto una crescita sostanziale, Pirelli ha attraversato un periodo di sfide maggiori. Effettivamente, la situazione attuale dei valori di mercato di Pirelli e Continental riflette un panorama interessante. Pirelli, con un valore di mercato di 6,61 miliardi, e Continental, quotata a 14,75 miliardi, dimostrano entrambe una solida presenza nel settore. La fusione, se fosse avvenuta, avrebbe potuto creare un gigante dell'industria degli pneumatici con una posizione di mercato quasi ineguagliabile. Questa unione avrebbe non solo combinato le risorse e le competenze di entrambe le aziende, ma anche potenzialmente amplificato la loro capacità di innovazione e di penetrazione del mercato. Con una tale fusione, i due marchi avrebbero potuto dominare il settore degli pneumatici, sfidando efficacemente i principali concorrenti e forse addirittura monopolizzando certi segmenti del mercato. Nonostante la fusione non si sia mai realizzata, sia Pirelli sia Continental continuano ad essere nomi emblematici nel settore automobilistico. Entrambe le aziende hanno una storia ricca e significativa, avendo contribuito in modo sostanziale allo sviluppo e all'innovazione dell'industria automobilistica e degli pneumatici. Le loro traiettorie, pur separate, rimangono esempi di successo e di resilienza in un settore caratterizzato da rapidi cambiamenti tecnologici e da intense competizioni di mercato.